Un lungo dibattito in aula tra maggioranza e opposizione, ma alla fine il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità, 39 voti su 39 presenti, la mozione con cui si chiede al governo Draghi e al Parlamento italiano l'applicazione della legge Scelba per lo scioglimento delle associazioni di matrice fascista. Un atto che ha più un valore simbolico. La proposta infatti arriva a pochi giorni dall'assalto squadrista alla sede della CGIL a Roma, a margine di un corteo No Green Pass. Un assalto alla sede della CGIL, in tutto e per tutto uguale a quello della Casa del Lavoro di Bari e credo della Casa del Lavoro anche di altre città della Puglia, è identico a quello fronteggiato da Giuseppe Di Vittorio e da sua moglie incinta, identico, e quindi è gravissimo perché quella volta sapete come è andata a finire e dobbiamo raccontarla questa storia ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. La discussione, durata più di 2 ore, nasce da un emendamento condiviso da tutto il centrodestra, con il quale si chiedeva l'integrazione del titolo della mozione. Alla richiesta di applicazione della legge Scelba per le associazioni di matrice fascista, l'opposizione chiedeva che fosse aggiunto anche e di quelle che fanno apologia dei totalitarismi di qualsiasi matrice ideologica. Il fascismo non è solo una categoria storica. Il fascismo esiste, lo avete visto rappresentato nei simboli, nelle modalità, nella violenza utilizzata. La mozione non condanna la violenza tout court, è ovvio che la violenza tout court sia da condannare. La mozione si dedica oggi alla violenza fascista. Dal no categorico del presidente Emiliano, che ha preferito abbandonare l'aula per poi rientrare successivamente per dissenso nei confronti dell'opposizione, si è aperto un lungo dibattito tra storia e filosofia politica. Contro il fascismo la maggioranza, contro ogni forma di violenza e di regime l'opposizione, che sia di matrice fascista o comunista. Emendamento alla fine bocciato, mozione invece approvata all'unanimità.